presidente Acquaroli, che non dimentichiamo ha anche la delega al turismo, e qua in questo splendido stand Let's Mark, che offre una casa anche, non solo in senso virtuale, a tutte le realtà, le eccellenze del territorio. Sì, devo dire, è veramente un bellissimo stand, collocato molto bene qua al TTG a Rimini. È un luogo dove noi ci ritroviamo per mostrarci e presentarci ai mercati internazionali. C'è entusiasmo, c'è anche consapevolezza dei risultati positivi anche dell'anno in corso, il 2023, che sono sulla falsariga del 2022, nonostante il mese di maggio, il mese di giugno, le calamità e il meteo non ci siano stati sicuramente di aiuto e non sono state neanche alleate tutte le vicende di natura internazionale. Però siamo davanti a risultati che parlano chiaro, soprattutto con la grande soddisfazione di vedere finalmente un più 7 sul mercato degli stranieri, che per noi è, non solo è una novità, è un auspicio a cui stiamo lavorando. Presidente, tra l'altro avete anche realizzato insieme con Attimo un progetto proprio per valorizzare le zone del sisma. Sì, il sisma, il cratere sismico è assolutamente una delle aree più belle del centro Italia e credo che va valorizzato per rilanciare quel territorio e per ricordare a tutti che nonostante gli eventi veramente devastanti che sono capitati, siamo davanti ad un'area che sta non solo lavorando per riprendersi, ma sta facendo veramente il massimo per recuperare quel gap che purtroppo ha perso per volontà non proprie, chiaramente a causa del terremoto del 2016. Quanto è importante l'aggregazione dei comuni per quanto riguarda l'offerta? Più si fa sinergia, più si fa squadra, più riusciamo ad essere determinanti, perché le nostre sono piccolissime realtà, non c'è un solo grande attrattore e più facciamo squadra, più siamo percepiti.